Bene amiche ed amici di Pechino Camp News, come sempre un saluto e benvenuti sui nostri canali. Vi parlo direttamente da Piazza Vittorio Emanuele per la serata conclusiva di Fantasia Carnevale 2014. E, ovviamente a causa del maltempo, insomma, ha piovuto tanto oggi, le temperature ovviamente sono abbassate tanto, ma nonostante ciò qualcuno è presente qui in Piazza Vittorio Emanuele. Tra l'altro siamo dentro la location qui dello stand del Ciclope che ci ha ospitato. Bene, quindi chiamiamo per questa serata conclusiva l'assessore allo sport, spettacolo e turismo del Comune di Pechino, Patrizia Tossani. Prego, un applauso, grazie. Assessore, buonasera. Buonasera Ivan, ci rivediamo ancora per l'ultima serata carnevalesca. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato granché, però devo dire che per essere stato un carnevale, diciamo, abbastanza freddo, abbiamo fatto parecchie serate. Mi correva l'obbligo proprio in due secondi voler ringraziare, e consegneremo anche delle targhe per l'impegno profuso da parte di, chiaramente, di tutti coloro che ci hanno aiutato, e amministrazione comunale e non. E prima volevo semplicemente dire due cose. Le scuole hanno partecipato alle sfilate, a cui noi chiaramente abbiamo dato un contributo per l'acquisto quindi dei materiali che potevano occorrere, e ci tenevo a presentarli, anche se oggi non sono qui con noi, e sono i gruppi mascherati. Sono stati il primo istituto comprensivo statale Silvio Pellico con Fantasia di maschere, il terzo istituto comprensivo Giovanni Verga con Verga e maschera con gioia, e il quarto istituto comprensivo Brancati presso Sgroi con il gruppo I Pagliacci Dispettoso e Fantasy Clown. Quindi volevamo consegnargli delle targhe, ma non sono presenti, pertanto vorrei cominciare con i ringraziamenti. Innanzitutto a voi Ivan, siete stati sempre presenti, ma voglio qui accanto a me una persona che è stata fondamentale, non solo una ma più di uno. Vorrei qui con me il signor Nino Augugliaro, il mio dirigente, il signor Pulfrera, e la signora Angela Melfi, che ci hanno collaborato in questa fase veramente operativa. Loro sono stati, diciamo, coloro i quali hanno fatto le carte in questo senso, per cui Nino, chiedo a te, che sei stato l'esperto fino ad oggi e ci hai collaborato, di poter premiare tu loro, e poi io, se permetti, volevo darti questa targa. Allora, intanto premiamo l'ufficio, ecco, grazie. Di dirigente, grazie. Gli altri colleghi. Pechino Camp News. Grazie, grazie. Aspetta, questo te lo devo dare io a te, giusto? Grazie. Un applauso a Nino, che sono stati veramente grandi. E poi di che se ne possa dire, in realtà devo dire, dietro le quinte c'è tanta gente che lavora, è veramente il momento forse che è più tranquillo per voler ricordare chi sono queste persone che chiamiamo sempre e sono sempre disponibili. Volevo partire non per un ordine di importanza, ma proprio perché mi viene così di getto. Io volevo chiamare il nostro gruppo che lavora per il Comune di Pechino, denominato il gruppo Salesi, ma non è un gruppo mascherato, ve lo posso garantire. Se venite gentilmente tutti, vi voglio dare un riconoscimento. Un applauso veramente. Queste sono per i ragazzi, e per quelli che non ci sono, chiaramente glieli date voi. Volevate dire qualcosa? Ah, ecco, avanti. Ok, in rappresentanza chiaramente di tutto la polizia municipale, abbiamo due rappresentanti, il gentil sesso c'è anche rappresentato, i vigili urbani. Questa è per voi la portata del dirigente, ma è chiaro che siete in rappresentanza, quindi per tutti coloro ai quali, e vi ringraziamo che in queste sere avete dato il massimo per noi. Grazie tante, grazie. Se c'era qualche rappresentante del caffè Ciclope che ci sta gentilmente ospitando. Grazie.
questa sempre perché siete molto gentili e ci date piena disponibilità e collaborazione. Grazie. Bene. E allora, qua abbiamo altri due tuttofare abbiamo, no? È con immenso piacere che vogliamo consegnarvi, è un pensiero ma giusto per un ricordo. Un applauso, dai! Bene, continuiamo con i premi, con questo ricordo per la misericordia che è sempre stata presente in queste giornate carnevalesche. E quindi rappresentanza della misericordia. Ecco, buonasera, Bugea, signor Bugea. Bene. Grazie. Assessore, un appunto sui carri allegorici di quest'anno, carri creati dal professore Tano Mallia con Calanna e anche altri collaboratori, carri comunali e Lochitti, il gondoliere di Venezia. Sì, questi carri sono stati non interamente realizzati, ma con lo scheletro, abbiamo acquistato lo scheletro e il professore Tano Mallia, che ringraziamo sin da ora, ci sarà una targa anche per lui, non è presente oggi, con il gruppo di lavoro che ha avuto, delle ragazze stupende, veramente hanno lavorato bene, e con Calanna, ci sono state Sharon, Rosita, ci sono state tantissime ragazze che hanno lavorato e hanno collaborato. Hanno fatto questa bellissima esperienza. Carri particolari che la città di Portopalo di Capopassaro ha ospitato con questo gemellaggio che è nato e che ha portato dei buoni frutti veramente a livello anche turistico e di comunione sociale. E quindi è presente qui, ci fa visita l'assessore dello sport e spettacolo e turismo Corrado Scala del comune di Portopalo. Un applauso. Buonasera assessore. Buonasera a voi, innanzitutto sono io a ringraziarvi per la vostra ospitalità e perché ci avete dato l'opportunità di far sfilare i vostri carri nella mia città. Io sono reduce di una manifestazione straordinaria a Portopalo che ha visto la partecipazione di tantissime persone. Spero che questo gemellaggio che negli anni futuri andrà sempre ad ingrossare le fila dei partecipanti possa in qualche modo coinvolgere pure la vostra città e renderla più partecipe in un clima straordinariamente goliardico, in un clima che dovrebbe essere di comunità, in un clima che dovrebbe dare il senso dell'appartenenza e non il senso della disgregazione. Ecco, io sono convinto che possiamo farcela perché tutti assieme si riesce a concretizzare tutto. Grazie, quindi grazie a voi. Prego assessore. Ivan, così come ci hanno dato loro, ci hanno dato questa targa di riconoscenza, di riconoscimento più che altro per quello che, per ciò che è stato svolto, anche per noi spero che questo possa essere l'inizio di una lunga serie di collaborazione reale che possa portare dei benefici a entrambe le città. Bene, l'assessore Tossani consegna all'assessore Scala la targa di partecipazione. Ok, bene assessore, vogliamo concludere con l'ultimo pensiero su questa esperienza. Peccato che questa sera Piazza Vittorio Emanuele è veramente vuota, non c'è nessuno. Speriamo di aver fatto almeno cosa gradita per i più piccoli, che possano aver ricordato magari i carri che da qualche anno ormai non si facevano più. Abbiamo pensato di volerli fare sfilare, il tempo permettendo, e questo un po' ce l'ha consentito. Volevamo bruciare il carro alle 11:30, alle 23:30, però credo che non sarà possibile visto che non c'è nessuno. Alla prossima e buon divertimento. Grazie assessore. Bene, da Piazza Vittorio Emanuele qui a Pachino è tutto, un arrivederci alla prossima, ciao.